Ciao a tutti ragazzi, dato che abbiamo un pochettino di tempo, dato che il campionato comunque arriverà domenica per la Juventus, quindi inizieremo a parlare della conferenza stampa, le probabili formazioni perlomeno sabato, e che il mercato in questo momento qui sembra un pochettino calmo, voglio cercare di ragionare anche sul lungo, perché secondo me di tanto in tanto fa bene ragionare anche sul lungo. Che cosa intendo? Questa mattina mi sono ritrovato su Twitter uno screen di una frase di Romeo Agresti che avrebbe detto ieri a Juventus. Io non so se Romeo ha effettivamente detto questa frase oppure no, dopo gli scrivo e gli chiedo conferma, ma non importa la veridicità della frase perché non è una trattativa, bensì è un bello spunto di riflessione. Queste erano le parole, e cioè difficilmente la Juventus inizierà una stagione con un allenatore in scadenza come Allegri, perché bisogna cercare di sistemare, bisogna cercare di programmare, di avere il quadro più lungimirante possibile. E difficilmente la Juventus andrà avanti con un allenatore che ha uno stipendio così elevato, perché sono finiti i tempi degli stipendi da 7-8 milioni di euro all'anno. Allora, è una riflessione molto interessante, perché io credo che la Juventus debba per forza di cose fare questo tipo di pensiero. Quale sarà la volontà dell'anno prossimo? Che tipo di allenatore si vorrà? Soprattutto, si vorrà dare ancora fiducia ad Allegri oppure no? Perché se inizi la stagione con Allegri e Allegri entrerà nell'ultimo anno di contratto, significa che si dà per scontato che l'anno successivo si andrà a cambiare allenatore. Quindi con che tipo di anche volontà Allegri potrebbe approcciare un tipo di stagione del genere? Non dimentichiamoci che nell'anno in cui Allegri è stato esonerato era all'ultimo anno di contratto. È esattamente come in questa situazione. Si è arrivati dopo l'eliminazione della Champions confermando Allegri, ma poi a maggio uscì un comunicato che diceva che l'anno prossimo la Juventus avrebbe cambiato allenatore. Quindi Allegri l'ultimo anno di contratto l'ha fatto rimanendo a casa. In realtà, se ci pensate, la stessa cosa è avvenuta con Maurizio Sarri. Se ci pensate, la stessa cosa è avvenuta anche con Andrea Pirlo. Sarri allena la Juventus, viene esonerato, l'anno successivo la Juventus paga l'ingaggio a Sarri per stare fermo. La Juve ingaggia Pirlo, Pirlo fa una stagione, Pirlo viene esonerato, l'anno dopo Pirlo viene pagato per stare fermo. La Juventus ha pagato Allegri, Sarri e Pirlo per stare fermi, tutti e tre, un anno. E ora va a ritrovarsi un pochettino nella stessa situazione. L'allenatore al termine di questa andrà in scadenza di contratto. Che cosa si vorrà fare? Rinnovare il contratto all'allenatore, perché si ipotizza che sia ancora quello giusto e quindi si vuole trattenere in panchina Massimiliano Allegri? Oppure si apre un nuovo ciclo con un nuovo allenatore e quindi o si trova una soluzione per pagare una buona uscita ad Allegri, oppure si paga ancora una volta Allegri per rimanere fermo? Perché questo è un discorso che va fatto, senza ombra di dubbio. E ancora una volta, se la Juve dovesse decidere di rinnovare Allegri, a che termini contrattuali, a che condizioni economiche? Perché un conto è l'Allegri del primo ciclo, gli ultimi due anni in cui la Juventus era entrata in una dimensione in cui cercava di vincere la Champions, faceva acquisti tutti gli anni finalizzati a fare un ottimo percorso in Champions, si andava a prendere un giocatore come Cristiano Ronaldo proprio perché c'era la volontà in Champions di fare qualcosa di più. Un conto è una squadra che vuole ricostruirsi. Allegri sta continuando a dire che la Juventus è iniziato un certo tipo di progetto, no? Negli ultimi anni. E questo passa ovviamente anche dal lato economico, dagli ingaggi, da quello che viene chiesto ai tesserati Juve. Quindi viene naturale pensare che l'allenatore in primis non possa prendere quelle cifre lì. In Italia quelle cifre sono molto elevate per quello che è il mondo di oggi. Mourinho prendeva 9 milioni di euro all'anno, l'altro giorno è stato esonerato. La Roma ha fatto una valutazione anche in termini economici. E ancora, se si deciderà di rinnovare Allegri e si cercherà di andare al ribasso, quanto sarà questo ribasso? Queste secondo me sono domande essenziali, perché noi quando andiamo a valutare trattenere Allegri, salutare Allegri, un altro anno di Allegri, ultimo anno di Allegri, dobbiamo prendere in considerazione tutto, cioè la Juventus deve fare questo tipo di ragionamento societario. I tre anni di Allegri, quanto ci sono costati? X. Benissimo, che cosa si è raggiunto nei tre anni in cui Allegri ha allenato la Juve? Questo, quell'altro. Se Allegri potrà vincere, magari arriverà a vincere quest'anno, io me lo auguro con tutto il cuore, sarà un anno su tre.
uno su tre, cioè non dimentichiamoci mai questa cosa. Quest'anno si sta facendo molto bene, io credo che sia giusto riconoscere dei meriti ad Allegri, ma poi bisogna valutare che negli altri due invece non si è andati bene. Quindi questa ipotesi legata ad un rinnovo o comunque a fargli concludere l'ultimo anno e poi si vedrà, ecco, l'ultimo anno poi si vedrà, credo che sia la scelta peggiore per tutti, per la Juve e per Allegri in generale. Se Allegri rimarrà la Juventus, allora secondo me è necessario andare a rinnovare per far capire che c'è fiducia, se no se si parte già sfiduciati non c'è trippa per gatti. E ricordandosi che magari quest'anno si vincerà la Coppa Italia, magari quest'anno si vincerà lo Scudetto, magari quest'anno si vincerà lo Scudetto e la Coppa Italia, è un anno su tre. Questo non bisogna mai dimenticarselo. O poi magari quest'anno vinciamo ancora zero titoli. Chissà, non lo so. Le valutazioni si fanno poi a fine anno, ma le valutazioni sulla specifica stagione, ma in questa situazione qua, in cui l'allenatore poi va in scadenza, devi prendere in considerazione tutto il pregresso. E qua secondo me si apre un discorso molto interessante, perché qualcuno potrà dire però Allegri ha vissuto una situazione di un certo tipo per motivo X, motivo Y, motivo X può essere venduto Ronaldo, motivo Y i disastri extracampo, motivo Z un mercato di un certo tipo come quest'anno che non si è fatto mercato, l'introduzione dei ragazzi e quindi cercare di non andare più a prendere giocatori pronti ma questi, Pogba che va quello, può esserci qualsiasi cosa. Tutto ci può essere nell'analisi, nei ragionamenti, nelle giustificazioni. Però secondo me il ragionamento interessante è proprio questo, che difficilmente dal primo esonero di Allegri in poi si riesce a fare un'analisi vera e propria sugli allenatori della Juventus, perché Allegri ha queste come potenziali giustificazioni, che non so neanche se definire giustificazioni, alibi, non ne ho idea. Comunque nell'analisi queste cose vanno messe dentro. Difficoltà, secondo me quella più grande è quella extracampo in assoluto, perché poi va via Ronaldo, ma non è che tutte le squadre di calcio del mondo giocano con Ronaldo. A gennaio se prende Vlahovic non è Ronaldo, però sicuramente non è nemmeno un giocatore scarso, e lo stiamo vedendo banalmente in questo momento in cui si sta riprendendo un po' la Juve. Secondo me il massimo dell'espressione legata agli imprevisti, per usare un termine di Allegri, è quello che è accaduto l'anno scorso a extracampo, quindi da gennaio a giugno, dove Allegri secondo me è stato chiamato in causa a fare molto più di quello che doveva fare. Allegri non ha fatto solo l'allenatore, ha fatto il dirigente sportivo, ha fatto quello che andava alle telecamere, e infatti il lato campo ha lasciato un po' andare, perché queste cose poi consumano energie. Come vi dicevo anche nel video, mi pare, di ieri, per fortuna che la Juventus ha inserito Giuntoli, ha inserito Manna, adesso Scanavino va ai microfoni, insomma la Juventus adesso ha messo in piedi le cose, ha messo in pari le cose, è una società che ragiona come Dio comanda, per fortuna. Però per dire, Sarri arriva, si fa 6 mesi, poi scoppia una pandemia e la Juventus si ritrova a stare ferma con i giocatori che si allenano a casa, a fare un'altra preparazione in mezzo alla stagione, a concludere la stagione in estate, tant'è che noi vinciamo l'ultimo scudetto della nostra storia il 26 luglio, il giorno dopo il mio compleanno, me lo ricordo per quello. Quella non è una difficoltà, certo che è una difficoltà, certo che è un imprevisto, certo che è una giustificazione. Pure Juve non si è fatta tanti scrupoli, nonostante poi Sarri arrivi pure a vincere lo scudetto, che in quegli anni lì è una roba di quelle che dici vabbè, scontato con questa Juventus qui. Però adesso ci stiamo accorgendo che di scontato non c'è mai stato niente, stiamo capendo adesso davvero. L'anno dopo arriva Pirlo, che è un esordiente, però questo lo sapevi già quando l'hai scelto, quindi non può essere una giustificazione, perché quella è stata una scelta dall'inizio, non è che Pirlo è diventato un esordiente dopo 3 mesi che allenavano. Era una scommessa rischiosa già dall'inizio. La grande giustificazione che si può dare a Pirlo è che la pandemia era ancora lì, era ancora in essere, si è giocato tutta la stagione, letteralmente tutta la stagione, con gli stadi vuoti, e soprattutto il mercato è stato fatto in un mese, entrate e uscite. Ed è lì che la Juve inizia quel processo, quel procedimento di ridurre il monte ingaggi, abbassare l'età media. Infatti è stato controintuitivo l'anno scorso, Paredes, Pogba, Di Maria, ma se vogliamo anche Kostic e Milik per età, perché comunque sono giocatori che sono molto vicini ai 30. Però Pogba, Di Maria, Paredes, tutti giocatori con un nome elevato, con uno stipendio elevato, che sono esattamente come i Matuidi, gli Higuain, i Mandzukic che tra Sarri e Pirlo, i Khedira si è cercato di allontanare. Perché? Perché c'erano degli stipendi troppo elevati, perché erano giocatori che dal punto di vista del rendimento, dal punto di vista mentale, ancora non riuscivano più a dare quello che avevano già dato ed erano stati bravissimi a dare in precedenza.
Quindi l'anno scorso è stata una controtendenza rispetto al processo iniziato invece l'anno di Pirlo. E secondo me giocare tutta la stagione senza tifosi e il mercato in un mese con giocatori che un giorno sì, un giorno no, positivo. Io mi ricordo nell'All or Nothing, Cuadrado che si allena, Pirlo che aveva preparato i 2000 su Cuadrado, arriva la notifica, Cuadrado c'ha il Covid, va in quarantena. Cioè, quelle sono difficoltà, per forza di cose. Però alla fine della stagione, anche qui, nonostante comunque due trofei e un percorso secondo me molto brutto in campionato, è un percorso che poteva continuare in Champions. Infatti secondo me l'anno di Pirlo tra l'Ajax, tra il Lione e tra il Porto, e se vogliamo l'anno dopo anche il Villarreal, è stato l'anno migliore, ma comunque va considerato tutto e Pirlo non era assolutamente all'altezza della narra Juve, assolutamente no. L'esonero è stato secondo me giusto, però non sono state prese in considerazione anche magari queste difficoltà, come magari non verranno prese in considerazione come Allegri. Adesso io spero che arrivi un punto cui la Juventus potrà valutare l'operato dell'allenatore semplicemente per quello che ha portato sul campo, per quello che ha conseguito, perché se alla fine della stagione tutte le volte non facciamo anche il computo di quelle che sono state le difficoltà e di quelli che sono stati i risultati concreti ottenuti, quindi trofei, perché non prendiamoci in giro, poi la Juve, quello conta. Benissimo la valorizzazione dei ragazzi, benissimo provare a far vedere che ci si tiene, sì, però d'accordo, alla fine dell'anno serve qualcosa di concreto alla Juventus. La Juventus è una roba di questo tipo, quindi secondo me se questo sarà l'ultimo anno di Allegri ci potrà stare, sarà anche giusto, assolutamente, prendiamo in considerazione tutte le difficoltà degli anni, ma per allora facciamolo sempre, perché allora probabilmente Sarri non andava esonerato, allora probabilmente neanche Pirlo andava esonerato. Cioè qua si sottovaluta tanto anche il discorso dello stadio, ma si sottovaluta veramente tantissimo. Il Milan con lo stadio chiuso ha fatto uno scatto in avanti, giocatori del Milan con lo stadio pieno, giocatori del Milan senza stadio, si è proprio visto la differenza. Ma io aggiungo, la differenza la vedo anche quest'anno con la Juventus, perché è vero che lo stadio ha riaperto nell'anno del primo, nella prima stagione dell'Allegri bis, no? Quindi questo è il terzo anno di stadi riaperti dopo la pandemia, ma quest'anno la Juventus ha la curva, cosa che invece l'anno scorso, gli anni precedenti non aveva. C'erano stati dei problemi tra la società, gli ultra, lo sappiamo, sono tutti problemi evidenti. E quest'anno che invece lo stadio è tornato veramente caldo, è praticamente sempre sold out, vediamo il grado di impegno superiore e maggiore da parte dei giocatori, cioè lo stiamo vedendo, lo stiamo toccando con mano, e secondo me quella è una delle motivazioni più nascoste ma anche più grandi per il rendimento di questa Juve. Bravissimi ragazzi, bravissimo Allegri in settimana a lavorare, ma lo stadio, se poi c'è già la base, ti dà anche quel plus in più, e lo stadium è per forza di cose un gioiellino da preservare e bisogna mettere in evidenza queste cose qui. Quindi io non so se questo sarà l'ultimo anno di Allegri oppure no. A me la logica viene, mi porta a dire di sì, mi porta a dire di sì, perché poi la Juventus dovrà prendere una decisione. Se la Juventus deciderà di continuare con Allegri, io spero che a questo punto possa rinnovare, ma non perché voglia trattenere Allegri, io ho già spiegato la mia posizione, spero che quest'anno Allegri possa vincere lo scudetto e che la Juventus possa iniziare un nuovo progetto. Ma se tieni Allegri al quarto anno di contratto, quarto e ultimo, senza rinnovarlo, senza dargli garanzie dal punto di vista della fiducia, ma che senso ha? È una stagione usa e getta? È una stagione in cui vediamo cosa succede e poi boh, bisogna che si inizino dei progetti, bisogna dare continuità a questi progetti, bisogna dare fiducia a questi progetti. Quindi se la Juventus riterrà che Allegri è allenatore giusto, allora bisogna per forza di cose passare dal rinnovo, che è l'ultima scelta che farei io in assoluto. Ma sicuramente iniziare un'altra stagione con un allenatore che dopo 9 mesi va in scadenza di contratto e chi si è visto, per me non ha molto senso, ma proprio per niente. Quindi la logica mi porta a pensare che sarà l'ultimo anno di Allegri. Quando si farà fine anno il conto di tutto quello che è stato l'Allegri 2.0, andranno per forza di cose messi in conto anche i momenti difficili, come è stato appunto per tutto l'extracampo. Ma ricordiamoci che la Juventus da anni a questa parte, quando fa le valutazioni sugli allenatori, prende in esame poi soltanto quello che è stato l'output sportivo,
tutto il resto lo lascia da parte, e lo abbiamo visto con Sarri, con Pirlo, e chissà se quest'anno lo vedremo anche con Allegri. Ci vediamo alle 14 sulla Bobo TV Challenge Channel, in cui facciamo un bel confronto tra Juve e Inter, e non solo. Ciao belli.